Cuneo, Giro d'Italia, una storia d'amore infinita. Certamente, certamente che dura da una vita, veramente, perché qui Cuneo, devi subito dire Cuneo Pinerolo, Fausto Coppi, però poi veniamo ai tempi molto più recenti, per 15 anni Ferruccio Dardanello, dal 90 al 2005, ha portato qui un grande Giro d'Italia tutti gli anni. Adesso si ritorna, è un finale straordinario, incrociamo solo le dita perché hanno rischiato tanto gli organizzatori, si va a 2700 metri di quota, siamo a fine maggio, la pioggia lassù diventa neve e speriamo in bene perché ne varrebbe la pena, sono le due tappe più belle, quella da Pinerolo che va a Risulco al Colle dell'Agnello e poi soprattutto quella di Sant'Anna di Vinardio. Lì dovrebbe decidersi il giro e siamo tutti pronti a vedere questo grande spettacolo. E raccogliamo questa straordinaria opportunità di avere le ultime tre tappe del Giro d'Italia, prima volta nella storia, in provincia di Cuneo, con la grande ascesa al Colle dell'Agnello, questa magnifica montagna, patria di motociclisti, ma da domani appunto anche di cicloturisti e di ciclomotori che verranno a scoprire questa incredibile erta, questa salita al 18% per 10 km. Poi avremo l'arrivo nel santuario più alto d'Europa, quello di Sant'Anna di Vinadio, e quindi verranno scoperte le nostre magnifiche e straordinarie montagne. E l'ultima tappa, quella che da Cuneo porterà a Torino, unendo così simbolicamente il Piemonte, la capitale su Piemonte, la città di Cuneo, con la capitale del Piemonte, Torino. A fine maggio, sulle rampe delle montagne cuneesi, si deciderà il Giro d'Italia edizione 2016. La Corsa Rosa vedrà tutti i suoi protagonisti darsi battaglia per decidere chi alla fine vincerà in sella questo importante evento targato RCS Sport. Una grande festa sportiva e di pubblico in grado di appassionare concretamente milioni di persone in Italia e nel mondo. L'organizzazione procede spedita perché alla fine c'è proprio tanta passione qui a Cuneo. Tanta passione, sì. Uno, perché il Giro d'Italia ha radici profonde qui nella provincia di Cuneo. E due, perché questa davvero, con queste tre tappe incredibili, il Colle dell'Agnello, l'arrivo a Sant'Anna di Vinadio e l'ultima tappa che parte da Cuneo, sono un'occasione straordinaria di promuovere il nostro territorio e le nostre belle montagne che sono meravigliose per il ciclismo agonistico e non. Siamo una grande squadra come comitato, è la prima volta che in provincia di Cuneo viene creato un comitato unico, quindi qua c'è stata grande apertura da parte dei due comuni, il comune di Cuneo e il comune di Vinadio, da non avere dei campanilismi e volere un comitato unico. Con piacere abbiamo costituito questo comitato, stiamo lavorando molto, abbiamo tantissimi avvenimenti in programma da qua al 27, 28, 29 maggio, i tre giorni fondamentali del passaggio del Giro d'Italia a Cuneo. Sarà sicuramente un momento fondamentale per la nostra provincia, un momento sicuramente di grande promozione. La nostra provincia deve indubbiamente vivere di questo tipo di manifestazioni perché è una provincia prettamente sviluppata verso l'auto, verso il ciclismo, lo sci, quindi questo tipo di manifestazioni non possono che fare bene al turismo della nostra provincia. Ci sono 3-4 regioni in Italia dove la passione la vediamo lungo le strade, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Toscana sono le regioni forti per i ciclisti, i cicloturisti che vengono a vedere le tappe del Giro. È una tappa che aspettiamo ormai da 11 anni e forse più, dalla tappa che è stata annullata da Imperia, e quest'anno, sperando che il tempo ci accompagni, pensiamo di arrivare su a Sant'Anna di Vinadio. Saremo al Giro d'Italia quando ci si troverà a Cuneo in Piemonte, saranno le tappe decisive. Può darsi che il Giro sia già ben delineato, come invece può darsi che ci sia ancora da lottare per sapere chi sarà la maglia rosa finale. Il Piemonte e Cuneo ha sempre ospitato delle tappe molto importanti, io stesso in queste zone ho fatto delle belle imprese, la passione della gente sulle strade si sente, il corridore la percepisce, l'organizzazione di solito è sempre perfetta e non si lascia nulla al caso, quindi ci sono tutti i buoni propositi perché tutta vada al meglio. Da dove nasce la passione della gente per il Giro d'Italia? La fatica innanzitutto, lo spettacolo, perché non è un gioco, è lo sport più esigente che ci sia, è un'avventura di vita, perché in bicicletta è una metafora della vita, perché in bicicletta cadi, puoi farti male, puoi risorgere, puoi rinascere, insomma questi fanno un Giro d'Italia in bicicletta, fanno quasi 4.000 km in 20 giorni, è un'avventura di grande fascino da sempre, fin dal 1909 quando è nato.
la coreografia della tappa la fa il pubblico, i ciclisti sono gli attori, ma Cuneo e tutta la provincia, il ciclismo è di casa, quindi io mi ricordo le tappe che sono state fatte nella zona di Cuneo, Limone Piemonte, la cronometro a squadre, insomma ci sono state delle tappe dove veramente il pubblico era il vero vincitore della tappa, quindi sarà così anche quest'anno. Se sei in forma sono tutte buone le tappe, in un finale di giro poi essere scalatore o passista scalatore cambia poco perché conta il fondo e conta quante energie si hanno, comunque delle tappe così belle piacciono a tutti. Noi abbiamo voluto fare appunto un finale di giro apposta così per far sì che il vincitore del giro venga fuori in queste due tappe qua. Finalmente ci avviciniamo a questi ultimi due mesi, adesso tutto sommato le paure che avevamo quest'estate, quest'autunno, quando siamo partiti con questa impresa che non sapevamo come potevamo portarla avanti, adesso siamo al risultato finale. La parte organizzativa, la parte finanziaria è stata risolta abbastanza bene fino a questo momento e adesso dobbiamo sperare soltanto nel buon tempo per avere poi una gara, una tappa o due tappe o tre tappe favolose. Una promozione straordinaria. RCS ci parla di decine di migliaia di spettatori che nei tre giorni vedranno queste puntate e quindi sentiranno parlare della nostra terra e questo non può che far che bene a un territorio che è sempre più evocato al turismo e ogni anno cresce. Quest'anno, 2015, anno che si è concluso, abbiamo raggiunto il record delle presenze turistiche. Sono stati 1.036.000 presenze turistiche, record nella storia di questo territorio e quindi abbiamo bisogno di questo grande evento per riuscire nel 2016 a battere il record. Noi abbiamo un territorio che si presta tantissimo al ciclismo, si presta tanto e lo spirito del ciclismo è anche molto, molto vicino al nostro modo di essere. Noi siamo gente che è abituata a lavorare, a faticare e questo è un po' lo spirito profondo del ciclismo, è lo spirito del nostro territorio. Le nostre montagne con queste salite incredibili o queste discese pazzesche, c'è qui Ivan Basso, ricordiamo tutti la sua discesa dal Colle del Mulo, insomma è una terra che al ciclismo può offrire tanto, appunto sia agonistico che amatoriale, ed è un bel modo per promuoverci, per farci conoscere. Tutte le strade dipinte di rosa, il lago di Vinadio, del Forte, il Forte tutto in rosa, la vigilia, e questo sarà soprattutto, penso, il lancio per quello che è il progetto che si sta facendo adesso nelle Alpi Marittime per il riconoscimento UNESCO delle Alpi Marittime con i due parchi del Mercantour e delle Alpi Marittime. Questo sarà sicuramente la vetrina e probabilmente darà il là per lanciare in Europa queste favolose montagne. Si vestirà di rosa anche di notte perché ci sarà la notte rosa il giorno prima e anche qui sarà una manifestazione dove sicuramente ci sarà moltissima, moltissima gente e i commercianti dovrebbero essere tutti, penso, soddisfatti di questo evento. Saranno addirittura tre le notti rosa che ci avvicineranno al Giro d'Italia. Una sarà quella di Saluzzo, giovedì 26 maggio, l'altra sarà la notte rosa di montagna nel Forte Albertino di Vinadio, venerdì 27 maggio, e poi avremo la grandissima notte rosa di Cuneo, sabato 28 maggio, che cercherà di coinvolgere tutta la città in tantissimi avvenimenti che speriamo possano portare a migliaia di persone a Cuneo. È una terra molto legata al ciclismo e ci sembra un bel modo per ricordarlo e per festeggiarlo tutti quanti insieme. Cuneo per le due ruote sarà la capitale ed è un bellissimo posto da scoprire. Cuneo è tutto per le due ruote. Un punto di riferimento. Una delle città più belle d'Italia. Ma ero più velocista, più che altro che fascista. Cuneo è il bello del Giro d'Italia del 2016. Alla passione non si comanda assolutamente. Cuneo per le due ruote è un paradiso da vivere.